Pietro Citati è il più avvincente e appassionante scrittore italiano dei nostri tempi. Un critico letterario eccelso e raffinato e giornalista culturale tra i più amati non solo in Italia ma anche all'estero. L'ho sempre letto, ho sempre letto i suoi articoli su Corriere della Sera e Repubblica e sono sempre stata affascinata dalla sua straordinaria capacità di armonizzare la letteratura di ogni tempo e luogo e di sedurre lettori inesperti, privi quindi di particolari competenze critico-letterarie, con quelle che sono non delle semplici letture critiche, ma delle vere e proprie narrazioni, dei commenti originali a dei classici, ecco, che siano romanzi o poemi, che pareva avessero già detto tutto. E così decisi di calarmi in quello sconfinato regno delle smisurate possibilità che è la letteratura, facendomi guidare dal suo occhio arguto e dalla sua mente febbrile. E nasce da qui appunto questo libro che è il tributo a un uomo che contiene in sé sconfinati mondi narrativi. Pietro Citati è autore di un'operazione culturale molto importante, cioè una vera e propria democratizzazione della letteratura. Il suo più grande merito è quello di aver saputo dimostrare, o per usare un termine più corretto, di aver saputo ricordare che la letteratura è quanto di più vicino all'uomo possa esistere. La letteratura è imprescindibilmente umana, ci aiuta a capire in profondità il viaggio dell'uomo, nel mondo. Quindi non è necessario impolverarla con tecnicismi accademici. La letteratura non deve rintanarsi nelle università, ma va sottratta a ogni anacronistico elitarismo, di gran parte della critica accademica. Quindi conoscere le figure retoriche, stili e generi di scrittura o le varie correnti critiche è sicuramente molto importante, ma non ha alcun senso se prima di tutto non si è curiosi del messaggio umano che ogni scrittore vuole comunicare. Quindi Citati è stato, se non il primo, sicuramente il più abile, nel riportare la letteratura lì dove è nata, cioè tra gli uomini, facendo capire alla gente di qualsiasi ceto sociale, qualsiasi profilo professionale, che la letteratura nasce da loro, nasce anzi, proprio con loro. E scrivendo sulle pagine culturali dei quotidiani, quindi su un mezzo di comunicazione di massa, scrivendo di vita, di morte, di sentimenti, di passioni, di religioni, di destino, quindi tutte tematiche prettamente umane, ha compiuto il più meraviglioso dei miracoli, ovvero avvicinare gli uomini alla bellezza delle parole che raccontano la loro stessa vita.